Ci sono volute 2 ore e un quarto di gioco per assegnare gara 3 della serie di semifinale tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, che si conferma straordinariamente equilibrata ed emozionante. Non basta una gigantesca Isabel Huck, autrice di 31 punti con il 53% di attacchi messi a terra, alla formazione toscana per far saltare il fattore campo in una contesa che ora si sposta nuovamente a Siena, dove giovedì sicuramente si assisterà ad un'altra grande battaglia sportiva. Al termine di 5-7 sulle montagne russe, con la Igor che ha regalato un set alle avversarie prima di entrare veramente in partita, a fare la differenza a favore delle ragazze di Massimo Barbolini è stata la compattezza, con un attacco che per una volta è stato capace di non chiedere gli straordinari a Paolo Aigonu, comunque top scorer per la Igor con 23 punti, grazie all'ottima prova della statunitense Michelle Barsch, ma soprattutto dell'olandese Celeste Plak, capace di esprimersi a livelli mai visti in questa stagione. 21 punti con 4 ace per lei, subentrata a Piccinini ed assolutamente determinante nelle volate del terzo set, quando Novara è stata capace di risalire da 20-22 sino al 25-22 ed ancora nel tiebreak, quando Scandicci da meno 4 è tornata a meno 1 sul 12-11 con l'ace che ha portato al match point, poi trasformato da Chirichella. Per Scandicci il rammarico maggiore viene da un secondo set in cui non ha saputo dare la spallata decisiva dopo aver dominato il primo parziale a 14, ma anche la consapevolezza che la distanza dall'avversario è davvero minima e l'impresa è possibile, riportando la serie a Novara per la bella.